Sì, e qui Italia questa non l'abbiamo viene spinta dalla responsabilità, sfrattata sia chiaro. anche in Lombardia. L'Europa è il tempio della burocrazia. Appena uscita questa settimana, te la porto la prossima volta, un documento della direzione agricoltura, della burocrazia, della direzione dell'agricoltura, che spiega come devono essere le chiome delle piante. Quindi chi ci guarda da casa e lavora in agricoltura sappia che l'Unione Europea pensa a te e ti spiega come devi potare la chioma. Nel libro di Mario Giordano non va nella mattina, è bellissima. Anche un finanziamento della PAC che tutti gli agricoltori italiani Adesso, sono particolarmente contenti. Scusa, posso finire? Posso finire? È una cosa un po' posso diversa, finire? Eh? Posso finire? L'Europa ci costa 6 miliardi in più quando ci torna indietro. Ma perché siamo è una fessi sola... noi a non chiedere no, i soldi all'Europa? Tu. Sei fessa no, tu. No, io non sono fessa. Sarai fessa tu. No, perché in questo caso se posso essere... finire sulla burocrazia. Assolutamente posso no. finire sulla burocrazia. Siamo fessi noi a non chiedere i soldi. L'assurdo della burocrazia, ad esempio. Io sono stato settimana scorsa a Pavia, dove non ha scelto il sindaco, non ha scelto la provincia, non ha scelto la regione, non ha scelto il ministro, ma il prefetto ha mandato alcuni clandestini in hotel 3 stelle con piscina, senza rispondere a nessuno. Però qua io do la colpa al governo Renzi, che è il governo Letta, il governo Monti prima, quindi sostenuti da sinistra, che stanno togliendo autonomia e quattrini agli enti locali. Io sono terrorizzato per il fatto che ci vogliono portare verso il pensiero unico. La moneta unica è l'anteprima del pensiero unico. Se tu togli i sindaci, togli i poteri alle regioni, cosa ti rimane? Il prefetto, il segretario comunale, il direttore, un segretario comunale guadagna 10 volte quello che guadagna il sindaco. È colpa della politica.